Abbiamo per voi i contributi video con le interviste e partiamo con il Mister Bisino. Grandissima prestazione, vittoria qui al Franchi. Ragazzi strepitosi, te fai parte proprio di questo progetto che alla Fiorentina abbiamo finalmente fatto fuori il Torino in modo calcistico e ci andiamo verso le semifinali. Sì, abbiamo iniziato, come dicevo prima in conferenza, un percorso dal 24 di luglio e questo penso sia il frutto un po' di tutto quello che abbiamo seminato fino ad ora. Come in tutti i lunghi percorsi ci sono dei momenti di alto, dei momenti di basso, per poi magari fare le esperienze giuste per riprendere la strada maestra. Quindi dico che c'è stata una crescita da parte del sottoscritto, da parte dei ragazzi che comunque mi son venuti dietro. Lo staff, la società, abbiamo sempre lavorato molto in sinergia. Quindi quando lavoro in sinergia c'è l'appoggio della società, c'è l'appoggio della prima squadra. Non, in teoria, insomma, le cose vanno fatte nel modo giusto. Poi il calcio si sa, un centimetro, una deviazione, un colpo di un grande giocatore ti può portare al paradiso o mandare all'inferno. Devo dire che oggi abbiamo sì, sfatato un tabù, però penso che le partite in campionato non erano state veritiere nei risultati e invece questi playoff comunque hanno dimostrato che la Fiorentina, insomma, è una squadra che quando gioca da squadra, come fa ormai dal 4 di dicembre ad ora, è difficile da incontrare per tutti. Ecco, noi elogiamo tantissimo i nostri ragazzi per quello che fanno, anche in campo, anche Gabriele Gori ha lottato da attaccante, ha fatto quasi anche il difensore, però voglio mettere anche in risalto il lavoro che hai fatto te, che stai facendo te, perché alcune mosse, quella che specialmente nelle ultime partite di mettere Simonti, hai trasformato Ranieri come centrale e hai dato delle modalità tattiche molto belle, anche l'inserimento finale di Meli che ha fatto un gol, un gesto atletico bellissimo. Qui l'allenatore veramente conta e solamente siamo tutti contenti che ti sia stato rinnovato per il prossimo anno per allenare la primavera della Fiorentina. Allora, quando porti delle novità ai calciatori sicuramente loro gli alzi l'attenzione. Noi abbiamo cambiato sistema di gioco in queste ultime due partite proprio perché il Torino, a mio avviso, doveva essere affrontato in questo modo qui e abbiamo avuto dei vantaggi e il passaggio del turno, insomma, rafforza queste convinzioni che avevamo. I ragazzi, che devo dire, loro sono stati encomiabili, hanno lottato fino alla fine, tutti hanno attaccato, tutti hanno difeso, quindi quello che io gli ho chiesto loro l'hanno eseguito e in questo momento ci troviamo a gioire, a festeggiare per un risultato davvero importante per noi. Allora, per finire, io ho visto la vostra consapevolezza quando siete venuti in trasmissione da noi, da me, perché ti ho visto proprio, l'hai detto, in una maniera concentrata, dice voglio affrontare proprio il Torino, quando ti ho fatto la domanda sul Torino e così faremo con l'Atalanta. Ecco, da lì io sono partito anch'io, ho detto, li vedo molto, te l'ho anche detto, e convinti e grinta giusta e vedo, hai preparato e stai preparando molto bene queste fasi finali che possiamo veramente sperare da oggi. Ma come si dice, quando c'è da ballare, ora c'è da ballare, balliamo, nel senso siamo in semifinale contro una squadra forte, però mi fa piacere che nella difficoltà, ossia nell'emergenza, qualcuno abbia avuto la possibilità di giocare e quindi mi ritrovo anche qualche ragazzo con un po' di esperienza in più e su quali io posso contare e questo penso che sia bello. Per un allenatore, perché in questo modo ha la possibilità di tenere tutti concentrati e sanno che a chiunque può toccare la propria chance e bisogna saperla sfruttare poi. Allora, ringraziamo il mister, un grosso in bocca al lupo, al mister e ai nostri ragazzi, ci vediamo poi per le finali.
Poi... ecco, queste erano le parole di mister Bigica. Abbiamo ancora altre interviste, direi di vederle tutte e poi le commentiamo anche con voi da casa. Una grandissima felicità ci avete dato a tutti noi tifosi, a te personalmente, tutta la squadra, il nostro mister Bigica, una grandissima vittoria fatta in due partite un po' diverse. La prima abbiamo quasi dominato il Torino, specie del primo tempo a Torino, la seconda con un grandissimo gol tuo, la seconda di oggi con uno stadio che si vede pochissime volte con la primavera, e abbiamo veramente dominato il Torino, abbiamo fatto toccare quasi palla. È vero, sono state secondo me due partite molto differenti, perché andare a Torino non è facile, hanno l'orgoglio, il cuore granata, loro non mollano mai e siamo riusciti comunque fino agli ultimi minuti a restare in vantaggio, poi per colpa nostra, ribadisco, perché secondo me non sarebbero riusciti a pareggiarla senza il rigore, e la partita successiva abbiamo visto cosa è successo alla fine, non ci sono parole, diciamo. Te sei stato uno dei protagonisti, siamo a te ragazzi, però sei il nostro bomber, con oggi sono 19 reti e non è un caso un calciatore fa 19 reti, perché hai tantissime qualità. Ora andiamo poi a affrontare questa semifinale contro l'Atalanta, vi vedo molto carichi, siamo pronti per vedere di portare qualcosa a Firenze finalmente. Siamo sempre carichi, e poi ovviamente l'Atalanta è, insomma, sia in prima squadra che in primavera, è un top club, ci metteremo del nostro e secondo me siamo forti, non dico altro. Allora, ultima domanda, ho dato il premio a Badel e Simeone in settimana, e nella domanda a Badel purtroppo è andato via, però insomma ha fatto questa domanda sui nostri ragazzi, che vi ha visto a volte allenare insieme a lui, e ha fatto delle parole, ha dato delle parole molto belle su di voi. In futuro ormai siete lanciati e si spera di vedervi proprio la maglia viola, e come hai detto bene te, giù negli spogliatoi, di vederti poi insieme agli altri. Quello sarebbe un sogno, il mio sogno da sempre, ribadisco, e Milan è una grande persona con un cuore grande, e lo ringraziamo tutti, parlo io per tutti, per le belle parole. Ringraziamo Gabriele e poi ci vediamo poi per le finali.